questo punto il corteo rientra dentro Palazzo Vecchio. È la data dell'esplosione di Via D'Amelio. Uno si iscrive gratuitamente. Se poi sei di Firenze, entri nel mio gruppo, sono il referente. Poi quando si organizza, io porto sempre un po' di pacchi di agende con me. È un simbolo, bisogna guadagnare le agende. Se bisogna entrare a far parte di un gruppo, quello che c'è scritto dentro è terribile, tra l'altro, la storia degli ultimi giorni di Salvatore Borsellino, quindi non è un libro che troverai mai in libreria. Allora, quell'agenda nostra era l'agenda che stava nella borsa di Salvatore Borsellino. Quando la macchina saltò per aria, un carabiniere andò, che è stato rimpacciato, perché è stato un processo, c'è la fotografia della persona che va via. La data poi dice di averla data al capitano dei carabinieri, se ne viene negato, la borsa è ritornata, sbruciacchiata. L'ho presa tanto, l'ho sbruciacchiata dopo circa qualche ora e non ce l'ho più. In quell'agenda c'era scritto che cosa poteva cambiare qualcosa di più nel paese all'estero. Ho fatto un bel carino, in qualche ministero. C'è ancora un... Ma Salvatore Borsellino c'entra con questa cosa? Salvatore Borsellino? E il movimento è di Salvatore Borsellino. Ah, di Salvatore, Il fratello Salvatore Borsellino. 19 luglio. Ma te come ti chiami? Io? Luca Grillo. Luca Grillo. Ma su Facebook no, eh? C'è anche su Facebook, siamo anche su Facebook. Sì. Io sono amico con Salvatore su Facebook. Ma la cosa migliore è iscriversi, mi metto su YouTube, mi metto occhio, ho registrato tutto. Iscriversi al movimento e poi quando viene su, perché c'è un'applicazione che le persone vengono comunicate al referente di zona che ha fatto. Per sono io. Ok, grazie, allora vi posso mettere su YouTube? Sì, va benissimo. Ok, ciao.